21 e 22 ottobre, 27, 28 e 29 ottobre. 40ª edizione della Sagra della Castagna del Tartufo, Bagnoli Spino, Avellino. In attesa che il progetto di housing sociale diventi realtà, i lavori per la sostituzione edilizia a Picarelli sono fermi da mesi. Il cantiere, come si nota dalle immagini, giace tra infiltrazioni d'acqua e erbaccia. I 45 nuovi alloggi che dovrebbero essere realizzati nell'ambito del piano di riqualificazione benedetto dal ministro Del Rio potrebbero segnare una svolta per i prefabbricati pesanti di Picarelli. Ma quando? Si chiedono preoccupati, con la speranza ridotta all'osso, i residenti della frazione avellinese. Cantiere. È tutto fermo, sono iniziati 2 anni fa, poi si sono fermati. E altrettanto adesso, come lo vedete voi stessi. Voi abitate in questi prefabbricati? Sì, esatto. Adesso che viene l'inverno, siamo un po' preoccupati. Sì, abbastanza. Come si vive dentro? Vabbè, le case sono fredde, si sa, sono fredde d'inverno, d'estate, non si può stare. Da quanti anni aspettate una casa, un alloggio più normale, più vivibile? Ci sono anni, solo io sto qua, saranno 34 anni. Quindi vi rendete conto? Che poi adesso non è che questo sia un bello spettacolo. Sì, è cresciuta anche l'erbaccia nel cantiere. Esatto. Hanno iniziato e portavano a termine, vi sembra? Se no. Insomma, speriamo che questa casa diventi realtà e non resti un sogno. In effetti non è neanche, perché o non iniziamo proprio, perché questo è uno spettacolo proprio... Inverno si muore di freddo, ma noi veramente speriamo che i lavori continuano, perché poi si sono bloccati, non l'ho capito, non so perché. Noi ne abbiamo bisogno di queste case, alla fine se si danno una mossa, fosse pure... Anche perché vivete in condizioni di degrado qua dentro. Madonna, non ne parliamo, voi mo l'avete visto. Sì. Mm-hmm. Ma infatti io come tanti... Non è che possiamo ospitare per esempio pure un familiare, una cosa. Che ospiti qua? Chi fai venire? Purtroppo le case sono vecchie, si presentano così. Puliamo pure, però... Da quanti anni abitate qua? Io sono venuta qua, mi pare, il 97. Insomma, si sperava molto in questi alloggi, almeno per fronteggiare il nuovo inverno. Ma io sì. No, ma infatti non se ne parla, perché come avevano iniziato, insomma, pensavo fosse una cosa breve, invece poi si sono fermati e non si sa. Non so, uno non sa neanche a chi chiedere poi. Forse aspetteremo le prossime elezioni.